ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Vince e oggi volevo fare la top 10 dei miei mazzi di carte. Già vi avete visti tutti, ho fatto il video apposito per la mia collezione, però ho detto, secondo me non voglio fare una top 10 di mazzi di carte in generale. Perciò ho deciso di suddividere questa top 10 in due categorie, in due top 5. La prima top 5, che è quella che vedrete oggi, sarà la top 5 che riguarda i mazzi per fare magia. Quindi oggi mi concentrerò soprattutto di più sull'eleganza, sulla qualità. Mentre la top 5 che vedrete martedì prossimo sarà sui mazzi esteticamente belli, quindi eleganza e qualità non conteranno molto, ma conterà soprattutto l'estetica e la particolarità. Detto questo, non voglio togliere ulteriore tempo al video, quindi vi lascio alla top 5. Allora ragazzi, alla quinta posizione di questa top 5 troviamo un mazzo B, il B Erdnase Smith Beck. Questo mazzo è veramente un mazzo molto molto bello. Appena l'ho comprato ho deciso che ne avrei dovuti comprare altri, infatti adesso ne ho 4. E queste carte sono fenomenali, hanno una qualità pazzesca, inoltre è molto difficile che si rovinino. Pensate che avendone 4 ne ho ancora uno chiuso, e questo qua ce l'ho da un sacco di tempo, lo uso tutti i giorni e c'è ancora una qualità ottima. Questo qui è un mazzo molto elegante, un mazzo con il bordino a differenza di molte B. Mi piace veramente veramente tanto, la qualità appunto è pazzesca, però cosa mi ha spinto a metterlo soltanto in quinta posizione e non più avanti? Semplicemente mi hanno spinto l'indice, questo qua piccolino, perché appunto in questo mazzo è veramente minuscolo l'indice e quindi con queste carte risultano molto più difficili tecniche come l'adocchiamento, ma anche questo qua è già un problema minore. Ma il vero problema è che ci sono alcuni effetti dove magari devi far vedere una carta allo spettatore così, e lo spettatore molto spesso mi è capitato che non riuscisse a vedere bene l'indice che carta fosse. E quindi questo mi ha spinto a non usarle più tantissimo per fare giochi di questo tipo, e per questo le ho messe in quinta posizione, ma comunque è veramente un mazzo fenomenale che vi consiglio di acquistare. Direi di passare alla quarta posizione. Allora ragazzi, alla quarta posizione troviamo una serie di carte di cui sono state dette tantissime cose, sono le NOC V3 Playing Cards. C'è chi le ama e c'è chi le odia. Sono veramente, a me piacciono moltissimo. Sono delle carte minimaliste, molto belle, chiaramente non sono troppo particolari, hanno soltanto la scatolina, come la vedete è molto semplice, e le carte sono altrettanto semplici, unitinta, le facce standard, quindi chiaramente vedete che non sono nulla di particolare, ma appunto per questo secondo me sono l'ideale da utilizzare in pubblico. Non sono troppo particolari, il pubblico le capisce subito, e per questo secondo me si meritano la quarta posizione. La qualità è quello che le fa amare o odiare. Sinceramente a me questa qualità piace, perché non è del tutto telata, sinceramente l'avrei preferita, però sinceramente questo fatto che l'abbiano mischiato la tela con la plastica mi è anche piaciuto, perché comunque queste carte durano tantissimo rispetto alle basic standard. Ho le carte interamente telate, quindi hanno un'ottima resistenza, una buona qualità. Sinceramente non sembra che questa plastica sia andata ad intaccarla, perché comunque la qualità c'è e semplicità c'è, quindi secondo me questo mazzo si merita una quarta posizione, non di più, perché è molto molto semplice, idoneo per fare effetti magici. Allora ragazzi, siamo sul podio, terza posizione, ci sono le Phoenix Cards, prodotte dalla Card Shark. Secondo me sono veramente carte bellissime. Che dire di queste carte? Il rapporto qualità-prezzo è pressoché ottimo, costano 4 euro, poco più delle basic standard, anche se la qualità è veramente veramente buona. Inoltre un'altra cosa che mi piace molto di queste carte sono gli assi,
gli assi, tutti e quattro, sono grandi, non come in tutti gli altri mazzi che hanno soltanto quello di pick grande e gli altri normali piccoli, ma sono tutti e quattro grandi gli assi. E questo mi piace veramente molto perché, per esempio, se devo fare un effetto con gli assi uso sempre le Phoenix quando le ho portate. Inoltre queste carte, vabbè, la qualità è superlativa, fantastica, durano molto. Pensate che queste qua, mia nipote, la figlia di mia sorella, se le prese se le messe in bocca, infatti sono bagnate ma scorrono comunque da Dio. La qualità è un qualcosa di fenomenale, la resistenza pure, costa un po', hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Poi ci sono anche tanti altri colori. Inoltre un'altra cosa ottima di ste carte è che sono one way, cioè il dorso non è speculare ed è molto ben mascherato. Adesso io non sto a dirvi dove, ma comunque ci sono delle imperfezioni che permettono anche dei bellissimi effetti, e sono one way anche di faccia, e questo è quello che pochi sanno. Comunque queste carte sono veramente spettacolari, che vi consiglio, e direi di passare alla seconda posizione. Allora ragazzi, alla seconda posizione abbiamo un mazzo che, appena l'ho visto in un video, ho detto: quelle devono essere mie. Me ne sono subito innamorato perché rappresentano il mio concetto di eleganza. Sono le Madison Rounders Black. Queste carte sono veramente fenomenali. Tralasciando la qualità, la resistenza, pensate, ce l'ho da un anno e mezzo queste carte, da gennaio 2015, sono pressoché perfette. Vabbè, e la qualità è bellissima, un'ottima qualità, veramente ottima. Queste carte rappresentano il mio concetto di eleganza. Questo qui secondo me è super elegante. Non è troppo minimalista come le NOC, che hanno tutto lo stesso colore nel retro, ma queste due piccole decorazioni con la M di Madison, secondo me, le rendono carte a livello estetico perfette per essere utilizzate in pubblico. Poi vabbè, gli assi sono normali, tranne l'asso di picche, che è come sempre un po' più grande, anche lui non troppo carico ma neanche troppo minimalista. Secondo me queste carte sono veramente fenomenali. Non le ho messe in prima posizione perché quelle che ci sono mi piacciono ancora di più, però veramente sono a carte a dir poco fantastiche. Queste qua secondo me superano le Phoenix, ma a livello qualità-prezzo le Phoenix sono migliori perché costano 4 euro, mentre queste qua costano intorno ai 13, mi sembra, o 11. Comunque queste qua sono carte più da collezionismo, non le userei mai come mazzo da tutti i giorni, anche se per farci qualche esibizione un po' più importante, sono veramente carte ottime. Quindi detto questo, ve le consiglio e direi di andare a scoprire chi c'è nella prima posizione di questa top 5. Queste carte io le adoro, veramente le adoro. Le ho messe in prima posizione per, non so perché, non riesco a giustificarlo a parole, ma sono le mie preferite, veramente sono spettacolari secondo me. Sono oggettivamente belle, ma soggettivamente, a mio parere, sono le migliori. Sto parlando delle Aristocrat. Delle Aristocrat, però, linen finish, sono semplicemente Aristocrat. Ci sono altre Aristocrat, ma queste qua, blu. Queste blu sono, secondo me, le migliori carte per far magia. Sono perfette per tutto, a partire dalla scatolina, che vabbè è molto elegante, ma sono perfette. A livello di resistenza, vabbè, ce le ho da un sacco, le uso ogni giorno, le distruggo e sono ancora perfette. La qualità è spettacolare, veramente ottima, ma sono perfette per tutto. Magia in piedi, magia al tavolo, dimostrazione di cheating, ci può stare, no? Anche se hanno il bordino, insomma. Secondo me sono le carte migliori del mondo. Ora lo so, forse sto esagerando ed è soltanto un mio personale parere soggettivo, ma guardate, sono stra eleganti. Il rosso è un po' più scuro, le figure hanno un po' di oro, tutte le caratteristiche che mi piacciono di tutti i mazzi di carte messi insieme. Anche questo dorso stra elegante, veramente io queste carte le adoro.
Non so perché, mi hanno colpito. Probabilmente sono migliori le bicycle standard a livello qualità-prezzo, ma io queste qua le amo. Queste carte le adoro con tutto me stesso, le userei per sempre. Se non fosse che costano 8 euro ne avrei 10.000, ma comunque me ne comprerò sicuramente altre. Ste carte sono veramente fenomenali. È inutile dirvi che ve le consiglio, per me stanno sopra tutte, ma comunque chiaramente senza nulla togliere tutti gli altri mazzi di carte. Non so che altro dire, c'hanno resistenza, c'hanno qualità, c'hanno eleganza, sono versatili, non lo so, mi piacciono veramente troppo. Quindi ragazzi, questa top 5 è finita qui. Vi lascio quindi alla fine di questo video. Quindi ragazzi, credo che per questa top 5 possa essere tutto. Noi ci vediamo martedì prossimo con la prossima top 5, che sarà quella riguardante i mazzi di carte particolari ed esteticamente belli. Scrivetemi qua sotto nei commenti se siete d'accordo con la mia top 5 o se non lo siete scrivetemi qual è la vostra personale top 5 e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!